alla, La poi interrompo alla. perché sta parlando la ministra Lamorgese. Ora il Consiglio Affari Interni, c'è stata una grande sinergia sulle proposte che sono state formulate dalla Commissione europea per quanto riguarda il sostegno da dare ai Paesi membri nella gestione degli afflussi degli ucraini a seguito del conflitto sul loro territorio. Devo dire che si è parlato anche di numeri, attualmente sono circa 2,5 milioni i bambini che sono sfollati in Ucraina e 1,5 milioni che sono arrivati nei paesi europei, mentre per quanto riguarda gli adulti ci sono circa 6 milioni sfollati in Ucraina e circa 2,5 milioni arrivati nei paesi europei. Si è notato un decremento perché i primi giorni della crisi erano circa 200.000 le persone che uscivano dall'Ucraina per andare nei vari paesi europei, ora parliamo di 40.000. Certo è che anche gli sfollati è presumibile che col tempo desiderino anche loro andare nei paesi europei, quindi dobbiamo comunque organizzare diciamo un'accoglienza con numeri maggiori. Abbiamo condiviso la possibilità di utilizzare una piattaforma informatica per la registrazione di tutti coloro che chiedono la protezione internazionale nei vari stati, in modo da evitare qualunque tipo di abusi, così come abbiamo condiviso la necessità di utilizzare una piattaforma informatica EMPACT che servirà per evitare e contrastare quelle che sono le minacce sia di terrorismo sia comunque minacce all'Europa da parte, quindi con l'adozione di ulteriori controlli più mirati controlli. Quindi credo che sia stato un incontro positivo, domani si parlerà, ci saranno degli incontri tecnici per quanto riguarda una piattaforma di solidarietà che riguarderà gli aiuti che i vari paesi europei daranno alla Moldavia, dove attualmente ci sono circa 100.000 persone da redistribuire sul territorio europeo. Anche l'Italia farà la sua parte come sempre, perché noi abbiamo sempre detto che il principio della solidarietà deve andare di pari passo a quella della responsabilità e quindi non faremo mancare il nostro sostegno anche in questa fase. Esattamente, i cittadini ucraini che escono dai loro territori possono andare perché non hanno neanche il visto per entrare, non c'è necessità di un visto, quindi è chiaro che andranno dove riterranno più opportuno, soprattutto dove avranno degli appoggi come l'hanno avuti fino adesso tra amici, parenti, tanto che se vediamo nella rete d'accoglienza, non soltanto in Italia ma anche negli altri paesi europei, ne sono pochi ed è per questo che i vari governi stanno utilizzando un sistema di immediato intervento anche nei confronti delle famiglie che ospiteranno gli ucraini che sono arrivati nei nostri paesi. Tramite anche i comuni, adesso lo stiamo valutando anche con il commissario per quanto riguarda l'Italia, ovviamente lo stiamo valutando anche con il commissario per la protezione civile. Grazie, arrivederci.